Buongiorno ragazze, come state? Allora, oggi volevo tornare qui nella mia camera. Infatti, probabilmente si vedrà tutto un po' più scuro rispetto ai video precedenti che stavo registrando su. Però ho anche un po' freddo, non mi interessa, ragazze, oggi voglio stare qua, scusate, va bene così. Vi faccio vedere tutti i miei, diciamo così, strumenti preferiti che utilizzo per i capelli ricci. Nel video precedente vi avevo fatto vedere come utilizzavo la cuffia per la prima volta. E allora ho detto, ok, la cuffia è uno strumento, ecco, che si può inserire nella routine, ma ce ne sono tanti altri, perché non li raggruppiamo un po' e facciamo un video in cui vi parlo di tutti gli strumenti che utilizzo per trattare i miei capelli ricci in modo generale. Prima di iniziare, vi volevo dire comunque una cosa molto importante. In tutti i link che io vi metto qui giù, presi da Amazon, fanno parte di un programma di affiliazione. Quindi, nel momento in cui io provo un prodotto, mi piace e voglio consigliarvelo, tramite l'affiliazione di Amazon vi do un link specifico per acquistare quel prodotto. Cosa succede? Se voi acquistate quel prodotto direttamente da quel link che voi vedete, per voi il prezzo rimane invariato, quindi non pagate niente in più, ma una piccola parte della somma, ecco, va a me. Ve lo dico comunque per chiarezza, ecco. Comunque tutti i prodotti che io vi consiglio e di cui vi do il link Amazon sono prodotti che per me ovviamente sono validi e che vi consiglio al 100%. Non vi farei mai comprare dei prodotti che secondo me non sono validi. Ovviamente con tutto quello che riesco a recuperare compro sempre nuovi prodotti per fare dei video e quindi anche una sorta di supporto e di contributo, ecco, di riconoscenza a quello che io faccio qui su YouTube per voi. Quindi questo era comunque da dire, nel caso poi ogni tanto lo ripeterò, ma nel link giù in descrizione c'è sempre scritto. Allora iniziamo subito. Il primo prodotto, strumento che utilizzo è la Denman. Allora ragazzi, io da quando ho comprato la Denman non la abbandono più. Mi piace tantissimo per dare definizione, per aiutare i miei capelli, quindi incoraggiarli ad arricciarsi di più. La utilizzo sempre in svariati modi. Cerco sempre di cambiare tipologia di utilizzo in modo da trovare quello che più fa per me. Io ho comprato sempre su Amazon questo prodotto qui. Ho registrato un video e già pubblicato un video al riguardo in cui ne parlo. Parlo a lungo di questa Denman Brush, ve lo lascio qui giù in descrizione. E per me, ecco, è uno strumento che bisogna avere per forza, secondo me, perché davvero ha cambiato tutta la mia routine e penso che vada bene e sia davvero utile per tutte le tipologie di capelli ricci. Ho provato in diversi modi, a testa in giù, in sezioni, in modo generico, a testa in su e di qua e di là. La Denman è sicuramente uno strumento da avere. Un altro strumento, ragazze, per me fondamentale è il diffusore. Allora, io utilizzo questo qui di Imetec Bellissima Special Curl System. Anche di questo vi lascio tutti i link giù di tutti i prodotti, sia il link diretto per acquistarlo che il video su YouTube. Io questo lo uso più o meno da 2 anni e mezzo, anche 3, non mi ricordo bene in realtà, e mi piace tantissimo. Per me il diffusore è uno strumento fondamentale, ecco. Non riuscirei neanche ad asciugare i miei capelli all'aria, non potrei farlo, neanche in estate in realtà viene troppo bene, perché i miei capelli hanno bisogno del diffusore, perché in un certo senso con questo movimento, vedete, in questo modo qui, io facilito l'arricciatura portandoli verso l'alto. Con questo mi ci trovo benissimo. Non l'ho abbandonato mai da quando l'ho utilizzato. È fantastico proprio perché riesce con la sua velocità minima
e la sua potenza davvero bassa ad asciugare i capelli ricci senza muoverli minimamente, e quindi riesce a prevenire in modo davvero efficace l'effetto crespo. Quindi per me questo è fenomenale, fantastico. Allora, un altro strumento importantissimo che io utilizzo per i capelli ricci l'ho introdotto da un po' a questa parte, ed è lo spruzzino. Lo spruzzino io lo utilizzo nel processo di styling, durante lo styling. A volte in realtà lo utilizzo e a volte no, ma è sempre utile averlo. Questo non è specifico per i capelli ricci, è uno spruzzino comprato così, mi pare in un negozio dei cinesi, non è per i capelli, ecco. Però uno vale l'altro, l'importante è che riesce a spruzzare bene l'acqua. Durante lo styling che cosa succede? Noi stiamo troppo tempo a fare lo styling e magari li dividiamo troppo con le mani, a volte succede, ecco, oppure iniziano ad asciugarsi più rapidamente rispetto al solito. Quando noi poi andremo ad asciugare, è più facile che si formi l'effetto crespo. Quindi io, quando di solito passo la Denman, dopo un po', se vedo che i capelli sono troppo divisi, troppo separati, e quindi vedo dei capellini isolati in giro, così prendo lo spruzzino, vado a spruzzare, faccio scrunch e con l'acqua tutti i capelli riescono a ricompattarsi un po'. Quindi se vedete dei capelli, delle ciocche divise in sezioni troppo piccole magari, e non volete questo perché non vi piace quell'effetto, spruzzate l'acqua, ribagnate, quindi fate scrunch e tornano a ricompattarsi, perché appunto l'acqua è fondamentale durante il procedimento dello styling. A volte capita in realtà che non ci sia neanche bisogno, non è sempre necessario, però io lo tengo lì, se capita allora lo utilizzo. Un altro strumento, ragazzi, che mi piace tantissimo è il panno in microfibra. Il panno in microfibra perché è fantastico? Perché tamponando i capelli si previene molto l'effetto crespo, perché essendo più delicato di un asciugamano normale, questo aiuta molto quindi i capelli a rimanere definiti. Io il panno in microfibra lo utilizzo una volta finito lo styling per fare l'ultimo scrunch e poi asciugo, oppure quando ho finito di lavare i capelli li devo tenere un attimo, nel frattempo che vado giù io nel frattempo, ecco, li tengo un attimo così nel panno. Comunque ogni volta che li devo un attimo fermare e tenere così, uso sempre il panno in microfibra, fondamentale. Comunque lo scopo principale per cui io lo uso è questo: fare l'ultimo scrunch per assorbire tutta l'acqua appunto in eccesso, e magari rimango anche un po' così per un po' più di tempo. Di solito non faccio 20.000 scrunch in questo modo, magari ne faccio di meno però tenuti di più. Un altro strumento che utilizzo sempre è questa maglietta qui, fantastica per fare il plopping. Da quando ho provato il plopping la prima volta non lo abbandono più, ho fatto un video al riguardo, ve lo lascio giù in descrizione. E che dire, per me è davvero fenomenale, perché come ho detto anche in quel video è una sorta di scrunch rinforzato, ecco, allo stesso tempo molto molto delicato, e quindi mi piace perché nel frattempo che sono nel plopping i capelli hanno tempo di assorbire bene il prodotto styling, di rimanere arricciati al massimo, e quindi questo poi favorirà anche la forma del riccio, favorisce l'arricciatura. Quindi la maglietta per me, da quando l'ho provata, non l'ho abbandonato più il plopping, ragazzi, ve lo giuro. Da quando l'ho utilizzata la prima volta ho detto no, ok, lo devo fare per sempre. Altri due strumenti che mi piacciono tantissimo e che utilizzo sempre sono le pinze, ecco qui. Per quanto riguarda le pinze, ragazzi, io ho due di queste qui molto grandi che utilizzavo, a volte ancora utilizzo, ma se avete visto il video precedente, sì, il video precedente sulla cuffia, sapete di cosa parlo. Mi piace utilizzare queste durante la notte, io tengo i capelli ricci sempre all'interno delle pinze per dormire, ecco, e fare in modo che il giorno dopo non siano troppo rovinati.
Quindi le pinze mi piacciono tanto, sia così che piccoline, vedete quante ne ho di queste tipologie qui, perché purtroppo non ho ancora capito, se non riesco a capire come poterli tenere sciolti ma belli. Non ci riesco, nel momento in cui sciolgo questo mi vengono davanti alla faccia, mi danno fastidio. Non mi piace quasi mai averli tutti sciolti, non è mai stata una cosa con cui mi sento a mio agio, ecco, mi piace di più sapere che i capelli stanno qui ben fermi e non devo toccarli, ecco, mi piace di più questa cosa qui rispetto magari ad una conciatura più sciolta. Non so mai come stanno messi perché insomma non è che vado in giro con uno specchio e quindi mi dà fastidio non sapere come sono messi e quindi mi piace tenerli così, così oppure divisi al centro con due pinzette, però mai sciolti. Quindi per me le pinze sono uno strumento che utilizzo tantissimo. Da poco è entrato a far parte della mia routine la cuffia. Vi lascio qui giù il video precedente in cui ne parlo. Questo è uno strumento che io ho introdotto da poco per dormire la notte e che devo dire mi è piaciuto tantissimo all'inizio, anche se oltre ai tanti pro secondo me ci sono anche dei contro, però ripeto, voglio darmi tempo per capire bene come poterla utilizzare al meglio, come poterla indossare nel modo migliore e più veloce, e quindi per ora è uno strumento che non ho abbandonato mai, ecco, da quando l'ho acquistato, però insomma vediamo un po' con il tempo, sto ancora capendo quale tra i due, pinza o cuffia, può fare più al caso mio. Un altro strumento che utilizzo sempre è il pettine a denti larghi, per me fondamentale. Io da quando appunto l'ho acquistato la prima volta ho sempre utilizzato lui, avevo provato anche quello in legno però non mi sono trovata bene perché comunque stava sempre a contatto con l'acqua e con il tempo si è rovinato, quindi questo in plastica molto semplice mi piace tantissimo e lo utilizzo quando ho la maschera, quindi dopo il lavaggio messo il balsamo, quando ho la maschera uso questo pettine a denti larghi per togliere tutti i nodi. E quindi niente ragazze, questo era il mio piccolo video, volevo condividere con voi tutti questi strumenti qui che mi piacciono tantissimo, io li utilizzo sempre. Spero che vi sia stato utile, per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi qui giù perché vi leggo e vi rispondo. E niente, ci vediamo presto nel prossimo video, probabilmente proveremo il co-wash per la prima volta, vedremo. Ciao ragazze!